Resta difficile la situazione dei lavoratori dello zuccherificio del Molise. Anche questa mattina una piccola rappresentanza a Palazzo d'Aimmo a Campobasso durante i lavori del Consiglio regionale. La richiesta è la stessa. Risposte certe sull'eventuale ricollocazione dei dipendenti e per coloro prossimi alla pensione. Intanto ieri un incontro in prefettura. Dall'incontro in prefettura è emerso sostanzialmente che siamo in attesa dell'incontro che dovrà avere il curatore fallimentare con il giudice, che dovrà essere stato fissato per domani. E da quella riunione, diciamo, potrebbe aver luogo il prospetto del nostro immediato prossimo futuro. E effettivamente noi siamo in una condizione in cui ci ritroviamo ad essere alla fine del fitto del ramo d'azienda della società e contestualmente alla variazione del regime degli ammortizzatori sociali con l'entrata in vigore della riforma Fornero. Quindi ci troviamo in questa morsa dalla quale sembra che non abbiamo via di scampo. Il nostro tema fondamentale è sempre lo stesso, quello della ricollocazione o comunque il nostro tema che non abbandoniamo è quello del lavoro. Quindi ritrovarci oggi a chiedere che fine faremo nell'immediato futuro, cioè se il nostro immediato futuro come regime reddituale sarà Naspi o mobilità, come dire, ci sentiamo anche un po' in difficoltà, perché noi vorremmo continuare a lavorare.